Il cinema entra in classe grazie a un bando ministeriale. Il liceo artistico Medardo Rosso di Lecco ha promosso un progetto per portare la settima arte a scuola, coinvolgendo in un percorso formativo alunni, docenti e persino genitori. Da questa esperienza è nato un lungometraggio, Caramelle, che sarà proiettato nei prossimi giorni. Seguirà un festival dedicato ai cortometraggi. Il titolo è Caramelle e fra un po' sarà svelato il contenuto non tanto delle caramelle ma del film stesso il 12 dicembre al Cenacolo. Ci sarà la prima proiezione e in un'altra seconda serata il giorno 14 al Palladium. Il titolo Caramelle nasce da un episodio casuale, quasi un po' per gioco, un po' per sfida, un racconto di una vicenda avvenuta molti anni fa. È stato convertito in stop motion, che è una tecnica di animazione, e da lì ha dato il là, si può dire così, a tutta una sequenza di corti che raccontano in qualche modo vicissitudini e realtà quotidiane di giovani al limite tra la legalità e l'illegalità, tra il ripensamento e anche forse una riflessione più profonda in questo momento così difficile della nostra società. Siamo partiti da un tema che era quello della legalità, che comunque è un tema particolare perché ha indotto gli studenti ad una riflessione attenta su quelle che sono le azioni quotidiane che spesso sono al limite tra la legalità e l'illegalità. Abbiamo realizzato dei laboratori di formazione anche per i docenti che si sono formati anche insieme agli studenti, quindi è stata una crescita esponenziale per tutto l'istituto. Anche la strumentazione della scuola è stata implementata, quindi è stato un progetto utile come crescita anche relativa all'acquisizione di strumentazioni nuove ma specifiche proprio in merito all'audiovisivo. E l'apporto che abbiamo potuto dare agli studenti è riscoprire questa realtà che è proprio quella dell'andare al cinema e quindi di vedere un prodotto audiovisivo che non è soltanto quello che passano insomma nel telefonino, che vedono nel telefonino oppure alla televisione. Ecco. Credo che comunque dopo un periodo di pandemia e di forte disagio anche la riscoperta delle relazioni sociali sia stata estremamente importante.